Questa volta siamo in provincia di Varese, a Mombello, presso il Museo Casanova. Mi chiamo Matteo Squartini, sono un fotografo, storyteller e blogger. Sono stato un anno in Siberia orientale, Ulan-Ude, capitale della Buriazia, in servizio civile. E durante questa esperienza ho fatto la Transiberiana lo scorso dicembre. E queste sono le foto della Siberia d'inverno. La ferrovia transiberiana collega Mosca a Vladivostok e attraversa la Siberia. Ripercorriamo le tracce di questo viaggio. Ho visto gli Ansens, questa collaborazione, dato che i loro suoni sicuramente richiamano più la Siberia che i tropici, per dire. E così è nata questa piccola fanzine che sta uscendo con il loro disco Betelgeuse. Betelgeuse è anche il nome di una delle stelle più luminose della costellazione di Orione, una stella al culmine della sua evoluzione, forse già esplosa. Sei il ricordo di luce di una stella ormai estinta. I flash sono belli aggressivi. Furgone viaggia, del paesaggio monotono e socialista scorrere oltre il vetro. Una ripetizione ritmica di identici parallelepipedi grigi a otto piani, dotati di finestre e tendine. I quartieri di palazzoni si alternano più lontano dal centro a quelli di piccole case tradizionali in legno, con infissi dipinti di azzurro. È mezzogiorno, oltre la finestra ha iniziato a nevicare. La mia testa è un aquilone col filo rotto, disperso tra lo stato del welfare 5 lustri dopo la caduta del muro e il socialismo fallimentare, e gli ubriachi sulle scale del palazzo la fermano ogni volta che passa, e le comitive dei matrimoni vanno nella piazza centrale della città a scattare fotografie propiziatorie, sforzando sorrisi malinconici davanti alla mastodontica testa di ieni in bronzo. Che mi prendo stasera, invitando un sacco di gente che mi conosce da una vita o che conosco poco, è quella di fare il terzo mondista di provincia che viene qui a raccontarvi di quella volta che ha tentato di salvare il mondo e gli orfanotrofi della Buriazia. Lea è materna e affettuosa. Si prende cura dei compagni più piccoli con l'affetto di chi cerca di riservare agli altri un trattamento migliore di quello che la vita ha scelto per lei. Dima disegna surreali inseguimenti tra dinosauri e mastodontiche auto della polizia. Sveta, principessa sognante, pettina le amiche per ore, monitorando che dalla porta non entra all'improvviso il suo salvatore a dorso di un cavallo bianco o di una richiesta di adozione. Pesante crocifisso ortodosso ondeggia qua e là luccicando sotto la barba bianca e foltissima, mentre il prete agita il braccio destro benedicendo la bara durante la cerimonia. La neve intanto fuori la chiesa cade insistente, formando l'ennesimo strato bianco di questo inverno, coprendo gentile un mondo che è meglio non guardare nudo. Forse nessuno piange, forse nessuno dispiace, forse un bene. Si incammina solitario verso la morte, questo innocente martire della negligenza. D'altronde nessuno deve avergli spiegato che i detersivi fanno male, e forse nemmeno che esistesse quel sonno freddo che ora lo sta portando chissà dove, chissà come, ma di certo senza più dolore, né genitori sbronzi, senza più servizi sociali né giocattoli statali. Forse è giusto che per una volta sia lui ad abbandonare gli altri.
spardimi e si scioglierà l'inverno dove gli uomini si perdono. Sentirà Dio.